Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di Emperor. Allora gente, siamo sempre qua che costruiamo questo bel canale, l'altro punto della missione l'abbiamo più che doppiato, quindi bene. Però stiamo procedendo tutto sommato a un buon ritmo, non è che mi sto lamentando, mancano 44 blocchi di pietra, ne sto producendo una ottima quantità, perciò bene così. Adesso, finalmente le finanze hanno cominciato a crescere, anche se piuttosto lentamente. Bene, siamo finalmente in un trend positivo e anche questo è un bene. Quindi, io direi che, allo stato attuale delle cose, di grano potremmo venderne anche tipo 8, dai. Ok. Unemployment 17, c'è ancora un pochettino di spazio per la gente. Benissimo così. Ragazzi, io tenendo d'occhio qua il mulino e il... Ma per capirci... Eh sì, vedi, il casotto da caccia non... Guarda, ne faccio un altro ancora, ma non sono efficaci. Cioè, molto semplicemente mancano le prede. Questo andrà in giro e ne prenderà uno ogni tanto, quindi farà una differenza davvero infima. E soprattutto mi sa tanto che ho bloccato l'accesso a questa zona, vero? No. Bene. Allora, ragazzi, dicevo... please, contented. Ah, sono tutti accontentati e mi sta bene, mi sta bene. Sì. Molto bene. Adesso direi di andare a piena velocità. Controllando ogni tanto. 24. Nuovo anno. Mandagliele va. Employees needed. Aspetta, oh, aspetta, aspetta, fermi tutti, che sta succedendo? Un'altra epidemia. Ah, no, vabbè, temporaneamente qualcuno non è stato raggiunto da qualcosa e... Al solito, al solito. Oh, oh, che sta succedendo? Il cibo. Ma di che cazzo stai parlando? Oh! Ma ce n'è quanto ne vuoi? Vedete che succede? Qual è il problema di queste cose? Porca miseria, guarda che macello. Guarda che macello, guarda che disastro. Guarda, 203... Ah, ok, adesso stanno calando. Oh, completato il Gran Canale. Ok, stop. Non me ne sono neanche accorto. Bene. A posto, vinta. Vabbè, allora, non penso che interessi molto che io traduca questa cosa, vero? Procediamo. Ok, ok, vabbè. Io, alla fine, ragazzi, mi sto un po' annoiando di tradurvi questa roba e di aspettare che il tipo parla, effettivamente. Ora, la prima città dell'imperatore. Devo costruire un palazzo grande e 200 persone in Impressive Compound. E ho come temo che siano nobili, vero? Sì. Sì, proprio così. Però ho tantissimo spazio. Veramente tanto. Figata. Benissimo. Benissimo proprio. Allora, io mi sa che... lascerò questa zona centrale per tutte le cose produttive, per far arrivare il cibo, eccetera, eccetera, eccetera. In queste zone farò... Intanto vediamo che cibi abbiamo. Abbiamo il pesce. Abbiamo... Oh, la soia, il miglio, il grano. Quindi abbiamo tutti e quattro i tipi di cibi che ci servono per fare cibo gustoso. E abbiamo anche la seta. Poi abbiamo il legno, abbiamo... Oh, attenzione! Abbiamo
quello per fare i prodotti laccati. Abbiamo anche il tessitore e l'intagliatore di giada, quindi possiamo fare un sacco di cose veramente di pregio. Abbiamo l'agopunturista, abbiamo anche il palazzo oltre all'amministrazione, abbiamo il ponte, il ferry, ok, abbiamo l'acrobata e abbiamo anche edifici daoisti e l'accademia confuciana. Perfetto, perfetto, benissimo. Oh, abbiamo tutto l'esercito al completo, balestrieri, fanteria, cavalleria e catapulte. Abbiamo un sacco di roba anche qua per... E palazzo grande. Questo che bisognerà costruire. E c'è bisogno dei ceramisti, dei carpentieri, di tanta gente. Allora, questa missione sarà complessa, ragazzi. Non sarà proprio immediatissima. Vediamo la mappa del mondo. Mi sa che la primissima cosa che farò sarà... Ah, no, aspetta. Devo prima costruire il centro amministrativo. Va bene, allora. Pianifichiamo un attimino. I due quartieri secondo me vanno fatti uno qui e uno qui. Poi, qui al centro va fatto tipo il mulino, ok? Da cui tutti prenderanno il cibo che gli serve, compreso il quartiere nobiliare che farò qui. Che farò qui, anzi, prolungo già da subito la strada perché qua sarà il punto in cui costruirò tutto quanto. E poi le fattorie e le varie cose vanno fatte, vabbè, ci sta lo spazio per farle, a voglia, guarda. Potrei anche farle tutte quante lungo questa strada. Va benissimo. Il legno ce lo procuriamo da quassù. Il pesce lo si può pescare un po' ovunque, mi sta bene, però va fatto vagamente vicino al mulino perché sennò fanno chilometri di strada senza motivo. Anzi, pensiamo subito a dove può andare un ponte, va, perché qua... No, eh? Qui? Ma... Ah, qui! Ah, grazie. Troppo gentile. Vabbè. Allora, il centro di pesca lo facciamo da questa parte, va. Da questa riva qui. Ma di qua... Ma di qua sostanzialmente non ci devo andare. Che ci vado a fare? Ma il casotto di caccia manco ce l'ho. I fagiani non li posso andare a prendere. Va bene. Allora, cominciamo a pianificare, va. Facciamo in modo che sia un quartiere sensato. vediamo un po' lo spazio. Direi così. Perché qua ci può essere anche lo spazio per delle fattorie. Va bene, partiamo da qua, va. 5-6. Sì. Ok, perfetto. Posso far evolvere le case molto di più adesso, ragazzi, eh? Quindi è una ottima notizia. Tre, quattro, cinque, sei. Ok, e possiamo chiudere. Uno e due. Direi di fare poi questo qua e fare Common Market e un'altra casa. Poi decoriamo subito per benino con tante belle cosette. Così non ci pensiamo più. E facciamo subito le mura. Facciamo la più larga da una parte. Allora, questo ha spazio di 3 e mi sta bene. Questo ha spazio di 1, 2, 3. Ok.
E di qua spazio di 4. Non si sa mai. E qui spazio di 3. 1, 2, 3. Vai. Perfetto. Adesso. E quell'altro quartiere lo faccio proprio a ridosso di questo. In questa maniera qui. E vaffanculo. Vediamo un attimo la pausa. Ok. Allora, da qua dovrei aver fatto bene i miei conti. 1, 2, 3. Strada e strada. Ok, e da qua parte tutto. E qua faccio il mercato. E il mulino è qui da queste parti. Dovrebbe andare tutto più che liscio. 3, 4, 5 e 6. Poi 1, 3, 4, 5 e 6. Ok. Benissimo. Rifacciamo quello che serve qui. Vabbè. Forse persino un po' esagerando, però. Amen. Allora, prevediamo un modo per accorciare qui. Vabbè, lo possiamo prevedere anche più in là. Vabbè, intanto direi che possiamo sbloccare mentre faccio il muro. Perfetto. Perfetto, e qua c'è anche lasciati 3 per eventuali magazzini. 1, 2, 3. E c'è 1, 2, 3, 4 e 5. Lo qua lo faccio un po' più largo. A posto. Bene. Ecco il mare di gente che sta per arrivare. Facciamo subito quello che ci occorre. Diventa alleato, alleato. Ok. Però. Va bene, ho già quello che mi serve per commerciare, per avere dei buoni risultati, ok. Uno, due, tre. Strada 2, 3 e mulino. Perfetto. Sì, sì, employees needed. Sì, lo so, ho capito. Facciamo così intanto, così ci mettiamo al riparo. Bene, cominciamo. Questa cazzo di Feng Shui non lo posso fare da nessuna parte. Vabbè. Vi ricordo che non è solo per estetica che sto facendo questa cosa, ma anche per funzionalità, perché poi ne manda fuori due invece di uno soltanto. Ah, qua è la fregna di mammita. Non gli è bastato? Davvero? Mi sembra adeguato. Ok.
Ah, questa invece è un po' più restia. Allora mi è venuta in mente una cosa. Questa invece? Manco. Ah, hai capito. Così invece? E così invece? Oh, e che palle, dai, non voglio occupare più spazio del dovuto. Ma guarda tu questa che non vuole proprio, eh? E niente, vabbè. Dovrò occupare una casella in più. Sì, vabbè, dai, ma non ci credo. Perché non evolvi? Oh. Bene, qui evolvi, perché sì, vabbè. Convinto te. Allora, qui ho fatto quello che dovevo, adesso serve il cibo. E c'è ancora un sacco di spazio per un sacco di gente, motivo per cui conviene iniziare a fare quello che si deve. Facciamo così, arriviamo qui e si comincia. Vediamo un po' dove si possono mettere le banchinette di pesca. Manco tanto alla fin fine. Speravo di riuscire. Vabbè. Spero che ci arrivi, se non altro, in fondo. Ma no, dovrebbe. Ecco, qua giù però no. Sì, la città non ha abbastanza cibo, l'ho capito. Ecco, queste sono tutte unite e questa, vabbè, sì, non potevo lasciarmela scappare. Senti, facciamole subito tante, perché tanto poi servirà. Perciò. Eh sì, guarda, ne mancherebbe una. Questo è il massimo che posso fare. Qui poi si ferma, necessariamente. Questo è il massimo di pesce che posso avere proprio in generale. È tantissimo, tra l'altro. Però. Allora, santuarietto ancestrale. E basta. Basta. Adesso tu porterai il pesce. Ah, cacchio. Aspetta. Cibo. Cibo. Oh, cacchio. C'è un porto. Vabbè. Lo posso fare da quest'altra parte. Qualche altro punticino c'è, dai. Poco male. Mi stavo per pigliare un infarto. Oh, grazie a Dio ci arriva. Bene. Dai, dai, che ce n'è per tutti. Oh, troppa strada dobbiamo fare questi però, eh? Vabbè, oh, amen. Sapete che sto pensando? Quasi quasi faccio due mulini. Per essere sicuro. Sì, va bene, su un festival, ok. Tributo pagato, grazie. Ok, qua stanno evolvendo. Perfetto.
Vabbè, ha senso. Comunque sia, data la natura di cosa abbiamo qua, io direi che è proprio il caso di farne due di mulini, sì. Per quanto assurdo possa sembrare, a volte è un'ottima soluzione. Perché se uno si riempie l'altro. Se uno per un attimo si dovesse svuotare, c'è l'altro pieno. Porca miseria qua. Grazie a Dio me ne sono accorto. Allora, casa per 135... vabbè, stanno continuando a evolvere, apposta, apposta. Direi che è il momento di fare le fattorie. E le facciamo per bene. Partiamo da qua. Pompa di irrigazione fatta proprio qui. Con un punticino per la strada. A posto. Ora, facciamo. Questa bella cosetta. Di modo che il terreno sia assolutamente favorevole. Oh cacchio, aspetta. No, non va bene, aspetta. Ok. Cosa faccio prima? Soia, perché no? Germogli di soia, tecnicamente. Allora, facendo così... Vabbè, non produco chissà quanto. Però posso aggiungere in futuro. 3. Oh, a posto. Germogli di soia, vai! Oh, cos'è, stagione? Luglio, agosto, settembre... ne produce poca, però. Ops! Ok, pardon. Mi sa tanto che qua farò... Sì. E farò un'altra. Con il miglio. Ok. Ok, dovrebbe venire perfetto. Vabbè. Richiesti i lavoratori, immaginavo una cosa del genere, voglio dire. Due, tre e canale. Ok. Questo l'ho fatto proprio preciso. Questo è proprio perfetto. Servono altri tre lavoratori, giusto? Mm.
Qui si potrebbe fare la canapa, invece. Perché no? No, vabbè, allora, perché qua in questa parte qua forse vorrei poter continuare in caso aggiungendo fattorie, eccetera. Come in questo caso, magari ne metti un'altra e continui, capito? Questo punticino qua per il porto. E... l'igiene sta cadendo pericolosamente in basso. Ok, ok. Ok. Allora, aspetta un attimo. Quando è la prossima... perché non mi dice quando si inizia a coltivare? Ah, ok. Luglio, eh? Scusa un attimo. Allora, aspetta, siccome ho una certa urgenza... facciamo il grano. Il miglio lo faremo un'altra volta. Marzo, vabbè, sempre meglio di niente. È arrivato con plain food, vero? Porca miseria. Allora, fammi pensare molto bene a dove devo fare la canapa. Secondo me la devo fare qui. In questa zona qua. Perché no? Sti cazzo di alberelli. A posto. Ok, ad aprile. E niente, dovremmo resistere un po', perché ho bisogno di 26 lavoratori. Tributo pagato. Vabbè, no, forse è il caso di fare qualche casa extra, va. Le solite 4 casupole. Casupole. Miseria. No, pessima cosa. Mi sono reso conto adesso. 1, 2, 3, 4. Vai, qui. Questo spazio lo devo lasciare libero per le cose un po' più grosse, perché potrebbero arrivare. Il centro amministrativo lo faremo poi. Oh, hanno iniziato a coltivare il grano. Bene, però non ci sono così tanti lavoratori. Ah, vedo che già il pesce, eh? Va bene. Allora, in tal caso, io farei il magazzino del pesce qui. Un pochettino più vicino. Vai, va. Ah, però ne avevate un po', eh? E questo? Sun Tzu? Ha! Che figo. Maggio. Giugno, luglio. Ho
come l'impressione che lo finiranno sto cavolo di cibo. Ok, comincia anche la canapa, perfetto. Mi sta venendo in mente una cosa però. È incredibilmente stupido non fare questo. Perché fargli fare un giro allucinante se è tutto quanto qua? Allora, poi, magazzino per la canapa, questo servirà. Motivo per cui... Dove sei, dove sei, dove sei? Hemp, eccoti qua. Vabbè, c'è spazio per tanta gente, perciò... a posto, risolto. C'è bisogno di 17 lavoratori, ma adesso vedrete che... Ma la cosa va a posto. Dai, dai. Senti, facciamo così, va. Vai, va. Ah, il raccolto è un po' miserello. Sai che ti dico? Vai, subito su appetizing, va. Mo ce li abbiamo entrambi. Vai. Diretto proprio. Sto poveraccio si sta facendo una... Ok. Shu Rebels... Oh, Shu si ribella. Oh, oh. Va bene, allora. Dove sei? Dove sei? Grano. Sì, lo so, ho capito, ma adesso c'è. Amp. Vai, uno e due. Lo so che la città ha bisogno di più lavoratori, ma dai, ne stanno arrivando una tonnellata, perciò... Su. Con la calma. Ecco, e poi sta giusto giusto arrivando. Anche la soia sta arrivando. Oh cacchio, non c'è più cibo. Servirà anche un magazzino di questa, vero? Ok. Scusa, ma... Bean curd? Vabbè. Sarà quello? Allora, mo, un'altra volta che mi dici che l'igiene sta scemando, porca miseria, guarda, impazzisco. Toh, contento? Vediamo se è quello. Sì, è quello. Perfetto. E ne abbiamo accumulato abbastanza.
Ho voluto fare subito appetizing proprio perché sapevo che non avevo così tanto grano. Ok? Quindi mischiando insieme i cibi dovremmo ottenere un buon risultato, però... Ok, bene. Beriamoci da un po' di pesce. Come siamo messi? Ah, musica, giusto. Perché non ho pensato a farla subito, che così mi toglievo il pensiero? Perfetto. Adesso questi hanno bisogno di ceramica, ma... 300... Vabbè. Ci sarà spazio a breve per tipo 1000 persone. Ah, vedo che l'igiene adesso sta migliorando, eh. Molto bene. Va bene, preciso. Allora... Ragazzi, qua sembra andare abbastanza bene. Le risorse ce le abbiamo, abbiamo quello che ci serve. Abbiamo anche un pochettino da parte di questo. Io mi libererei di un altro po' di pesce, onestamente. Perfetto. Ok. Comunque, come vedete, si sta evolvendo tutto per bene. Ora tocca la ceramica, quindi... Ci vorrà un altro po', ma sta arrivando una tonnellata di gente, perfetto. Va bene, ragazzi, io direi che ci possiamo salutare qua per oggi, perché abbiamo fatto molto e questa città però sarà bella grossa e avremo modo di andare avanti ancora per un pezzetto. D'accordo, ragazzi? Quindi, direi che per oggi è davvero tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo la serie, e come sempre qui sotto trovate tutti i link ai miei social e i link per supportare il canale. D'accordo, ragazzi? A presto!